Premio va ad Ettore Marini. Soprannominato Ettore il colletto buono e anche se oggi lui si è messo tutto in pompa con tanto di cravatta, non posso altro che definirlo davvero il colletto buono di San Costanzo. Abbiamo iniziato ormai diversi anni fa, Ettore, un percorso molto importante, un percorso per affermare l'importanza della legalità. Lo abbiamo fatto in mezzo ai cittadini e soprattutto lo abbiamo fatto con le scuole. Grande parte del merito, del successo ottenuto da questo nostro cammino, da questa nostra affermazione di San Costanzo quale paese della legalità, io lo debbo veramente proprio a quest'uomo. Anche qui, probabilmente sarà una caratteristica fondamentale di tutti i soggetti che premiamo, ecco, gli uomini grandi si riconoscono proprio da questa loro assoluta umiltà, da questa loro assoluta semplicità. Ettore è uno che dedica alla lotta quotidiana, davvero contro le mafie, contro tutte quante le organizzazioni criminali, larghissima parte della propria vita e della propria esistenza. Partecipa ad ogni tipo di iniziativa, organizza ogni tipo di iniziativa, è sempre pronto a fornire informazioni, a fornire aiuto a chiunque. La sua attenzione è focalizzata in tutto e per tutto anche al mondo delle scuole per portare veramente una testimonianza di legalità. Insieme a lui abbiamo anche deciso, ad esempio, molti di voi sicuramente lo avranno visto, di appendere anche uno striscione nel municipio, che non è stato messo tanto per abbellire un municipio che già a mio avviso è bello di sé. Ecco, ma per affermare ancora una volta che cosa? Quello che c'è scritto proprio lì, una frase di Giovanni Falcone, che nessuno si salva da solo. E allora, davvero, la lotta contro l'illegalità la vinceremo tutti quanti, la vincerà non soltanto San Costanzo, ma la vincerà soprattutto l'Italia intera. Ecco, se veramente capiremo che la forza più grande contro tutte le organizzazioni criminali a 360 gradi è la nostra forza, è il nostro forte senso civico. Ecco, e se battaglie di questo genere vengono combattute ogni giorno, quotidianamente, senza arrendersi, nonostante purtroppo le dimensioni che assume il fenomeno criminale, lo dobbiamo anche a uomini grandi, proprio come Ettore Marini. Io ti ringrazio davvero, Ettore, per quello che fai per noi. Grazie. Questa presentazione, quando la leggeva Filippo, ha detto, ma è di Ettore o di qualcun altro? Perché proprio troppo buoni. Non mi sono preparato il discorso, mi viene in mente solo una frase che ha scritto uno scrittore della seconda metà del secolo scorso, Gesualdo Bufalino, che diceva, per combattere la mafia è più importante un esercito di bravi maestri che una squadra di bravi ispettori, di bravi investigatori. E proprio partendo da questo, è 5 anni che io dedico la mia attività soprattutto verso le scuole, perché insieme a brave maestre, brave professoresse, bravi presidi, e con l'aiuto di testimoni fondamentali che hanno collaborato con Falcone e Borsellino, abbiamo raggiunto dei risultati che questo teatro ne è testimone quando sono venute le classi quel giorno. E dedico il premio a mia moglie, perché mia moglie ha permesso, badando la casa, che io dedicassi in questi 5 anni tutto questo tempo fuori di casa. Ecco. Grazie. Però rimani qui con noi, perché il prossimo premio, come ti dicevo, riguarda molto anche te, perché è grazie a te che abbiamo conosciuto questa splendida persona. Questa splendida persona detta Pippo, ex ispettore della DIA, direzione investigativa antimafia di Palermo, uno degli uomini chiave, sempre in prima linea nella lotta a Cosa Nostra, collaboratore prezioso, fidato e capace del magistrato Giovanni Falcone, ucciso nel 1992 nella terribile strage di Capaci. Pippo, oggi in pensione, è un nonno felice che gira tutta l'Italia recandosi presso scuole, piazze e teatri e portando la sua testimonianza di impegno e coraggio al servizio della legalità. La sua esperienza è diventata un libro dal titolo Il sopravvissuto, e ce lo spiegherà bene perché ha intitolato questo libro Il sopravvissuto, ove ripercorre tutte le tappe della lotta mai sopita tra Stato ed organizzazioni criminali. La città di San Costanzo è profondamente riconoscente al grande uomo Pippo Giordano per aver condiviso le sue esperienze con i nostri ragazzi, con la nostra cittadinanza, e per averci offerto con il suo operato un esempio concreto e preziosissimo di impegno, coraggio,
serietà ed abnegazione nella lotta contro la mafia e l'illegalità dilagante nella nostra società. Invito sul palco con un caloroso applauso l'ispettore Giuseppe Pippo Giordano. L'applauso è fortissimo e sentito, e quasi mi si rompe la voce dall'emozione, veramente Pippo, perché sei per noi una testimonianza, ecco, una testimonianza non soltanto di un grande ispettore, quindi di un uomo che ha svolto il proprio lavoro, la propria missione, perché per te più che un lavoro è stata una missione in maniera esemplare, ecco, una missione che tra l'altro non ha avuto una data di scadenza, una data finale con il tuo pensionamento, ma che sta continuando e che ti accompagna in tutta quanta la tua vita. E la dice lunga non solo sul tuo valore dal punto di vista professionale, ma soprattutto sul tuo valore umano. Ecco, un uomo che ha collaborato fianco a fianco, gomito a gomito, fino all'ultimo istante, fino a due giorni prima della fine, della terribile fine, con Falcone, che ha conosciuto e collaborato anche con Borsellino, con due uomini chiave della lotta all'antimafia, ed un uomo che ha ben capito, lo sottolineo, che il regalo più grande che poteva fare a Paolo Borsellino era proprio quello di non gettare alle ortiche tutto il suo impegno, tutta la sua forza, tutta la sua determinazione, tutto il suo valore capitale umano nella lotta contro le mafie. Non si è arreso, nonostante difficoltà indicibili, difficoltà che vengono non soltanto da cosa nostra, ma difficoltà che ahimè vengono anche dallo Stato, ecco, nella lotta contro il fenomeno criminale. E questo uomo, ancora una volta ve lo dico, lo fa con una semplicità estrema. E ha un obiettivo che è proprio quello di partire dalle scuole. Noi qui, lo scorso anno e anche l'anno precedente, abbiamo avuto delle iniziative con i ragazzi delle nostre scuole, delle classi terze e seconde della scuola media, delle iniziative da far venire veramente la pelle d'oca. Abbiamo visto ragazzi che letteralmente pendevano dalle labbra di Pippo, e non perché stesse raccontando una storiella divertente o una storiella piacevole. Pippo ha nascosto senza, tra l'altro, Pippo ha raccontato senza nascondere, ovviamente anche i particolari cruenti di quelle che sono state le sue esperienze, quella che è stata la sua lotta quotidiana contro la mafia. E questi ragazzi letteralmente pendevano dalle labbra di Pippo. Hanno fatto delle domande, non preparate assolutamente, ma del tutto spontanee, di una profondità, di una forza. E quando siamo usciti da questo teatro abbiamo veramente sentito, e lo dico non come affermazione di rito, ma veramente scientemente, abbiamo sentito una forte speranza per queste nuove generazioni, ecco, per la dimostrazione che ci hanno dato, per la profondità della testimonianza che ci hanno dato, di rispetto, ma soprattutto di consapevolezza dell'importanza di lottare contro l'illegalità. L'illegalità, che lo vogliamo dire attraverso la testimonianza di Pippo, purtroppo non è un fenomeno relegato al sud Italia, non crediamo a queste storielle, ma purtroppo è fortemente infiltrata anche nelle nostre zone, anche nella nostra regione Marche. Sembra brutto dirlo, però è effettivamente così. E allora soltanto quando ne avremo piena consapevolezza, ecco, riusciremo anche ad attivarci per combatterla veramente e seriamente. Io voglio lasciare un attimo a te la parola, Pippo, non puoi assolutamente esimerti dal farlo, perché averti nostro ospite è sempre un piacere immenso e soprattutto è un'occasione che non possiamo non sfruttare per darti la parola. Buonasera, grazie. Sono emozionato perché questo premio lo voglio dedicare alla persona che mi ha spinto da 5 anni a questa parte ad andare nelle scuole e ad aprire anche qui a San Costanzo. Lo voglio dedicare alla moglie di Paolo Borsellino, alla signora Agnese Borsellino. Grazie Pippo davvero, grazie Ettore. Se tutto va bene, anche il prossimo 23 maggio torneremo qui a San Costanzo, se Pippo ci dedicherà quella giornata.